Io non faccio nessun passo, io quello che ho fatto è già troppo. Punto, io quello che ho detto lo potevo fare. Per me la trattativa è finita qua. Dottor Sindaco, si deve dare molto da fare qua, ma tanto da fare per poter risolvere questa patata bollente, perché questa è una patata bollente che da domani il Teramo va in prima categoria. Io mi vergogno! Dopo una giornata lunghissima fatta di conferenze e incontri, in casa Teramo si respira oggi un'aria diversa, perché l'incontro di ieri a tre tra il sindaco Gianguido D'Alberto, Franco Iachini e Sabatino Cantagalli potrebbe essere stato decisivo. L'offerta per l'acquisizione della gestione del Bonolis si è alzata, rumors parlano di 3 milioni pagabili nei restanti 17 anni, ma questo potrebbe aver sbloccato anche l'acquisto del pacchetto complessivo delle quote del diavolo. Sì, è stata una riunione lunga, come era previsto, impegnativa, dura, perché insomma l'esito dell'incontro di ieri non era stato e non è stato un incontro felice. Oggi abbiamo visto, insomma, le conferenze stampe, comunicati. Mi sento di dire che si è riaperta, rispetto alle dichiarazioni finali di ieri, la trattativa, si è riaperta con una nuova base di offerta di cui insomma con le parti abbiamo concordato che loro non volessero riformularla fino a che insomma non venisse definita la risposta. L'incontro di oggi, come ho sempre detto e dichiarato, è un incontro rispetto al quale il Comune di Teramo non entra minimamente sui numeri e su quelle che sono le volontà imprenditoriali delle parti, su cui c'è una piena totale autonomia, perché questo non è il nostro ruolo. Il nostro ruolo è, in primo luogo, giuridico, che c'è una concessione e quindi se c'è una trattativa su una concessione in essere di cui è parte il comune, che è bene, che è il proprietario del bene, deve assolutamente verificare quello che sta succedendo, anche per dare supporto. Come avete visto nella riunione, erano presenti anche i nostri uffici, anche per dare indicazioni su quelle che sono le condizioni contrattuali. E poi per quello che abbiamo detto, cioè insomma parliamo di un bene di proprietà comunale che va anche oltre le proprietà e i ruoli, i contratti, le gestioni, perché parliamo dello stadio e parliamo anche ovviamente del contesto della Teramo Calcio. Massimo 48 ore, oggi è giovedì, quindi primo, 48 ore sabato, siamo dopo, certo. Oltre lunedì. Quindi sarà un ragionamento e una volontà delle parti, insomma, ripeto, perché penso siano le prime interessate ad avere chiarezza su quello che sarà, su quella che sarà la prosecuzione della trattativa. Noi abbiamo fatto il nostro, adesso che cerchiamo di capire quella che è la volontà delle parti. Questa sera, a quanto filtra, potrebbe esserci un incontro ulteriore per definire i dettagli di una vicenda che potrebbe avviarsi verso la risoluzione. L'appello di ieri di Campitelli rivolto alla politica era già stato accolto dal primo cittadino che già in mattinata, senza sapere cosa avrebbe detto nel pomeriggio il patrone biancorosso, aveva convocato le parti. Qualche minuto prima della conferenza di Iachini, che di fatto dava l'addio alle trattative. Prima di quella che poi potrebbe risultare come la svolta. Ad inizio settimana prossima il Teramo potrebbe avere una nuova fisionomia e un nuovo gestore dell'impianto, il cui manto andrà rifatto per l'avvio della prossima stagione. Il 24 giugno la deadline per l'iscrizione e poi bisognerà costruire l'organico per il prossimo campionato.